Un quartiere senza acqua calda da 6 giorni. La segnalazione arriva da Via Acquanera, ad Albate. Il disagio riguarda diversi condomini della zona. È un grosso problema, sottolinea un cittadino. Qui ci sono tanti anziani e bambini. Fortunatamente non siamo nella stagione invernale, altrimenti saremmo anche rimasti al freddo senza riscaldamento. Il guasto potrebbe derivare dai lavori in corso. Nella zona di Albate sono infatti aperti 2 distinti cantieri, in via Muggiò e in via Canturina. Nel primo caso, Como Calor ha avviato il piano di rinnovamento del teleriscaldamento con la sostituzione di una conduttura per circa 400 metri dall'incrocio con via Donatori di Sangue all'incrocio con via Sportivi Comaschi. La durata prevista dei lavori è di circa 2 mesi. Al contempo, in via Canturina è aperto un altro cantiere di 2i Rete Gas per l'ammodernamento della rete di distribuzione già avviato nelle scorse settimane. Il comune è informato della situazione di disagio che stanno vivendo i residenti del quartiere rimasti senza acqua calda. Abbiamo sollecitato Como Calor affinché risolva al più presto il guasto, fanno sapere da Palazzo Cernezzi. Siamo fiduciosi che intervengano con rapidità. Como Calor ha comunicato per tempo ai condomini interessati l'interruzione dell'erogazione dell'acqua calda legata allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete del teleriscaldamento e la posa di generatori elettrici a completo titolo gratuito, con oneri di conduzione, manutenzione e gestione a carico degli stessi condomini, replica in una nota all'azienda. In questi giorni alcuni hanno valutato che le attività messe in atto non sono sufficienti a garantire il servizio nei termini richiesti e hanno deciso autonomamente di procedere all'installazione di un sistema provvisorio di produzione di acqua calda alimentato a gas naturale. Questi generatori elettrici non servono a nulla, replica un residente della zona. Non sono abbastanza potenti da reggere il carico e tolgono elettricità senza risolvere il problema dell'acqua calda.